Sabato pomeriggio presso la Certosa Cantù si è svolta la consegna ufficiale al comune di Casteggio della vettura adibita al trasporto anziani e disabili finanziata dal Lions Club Casteggio Oltrepò. Presenti tra gli altri l'assessore ai servizi sociali Anna Raffinetti, Monsignor Marco Daniele, parroco di Casteggio, e il presidente del Lions Club Casteggio Oltrepò, Enrico Madama. Quanto è importante per il comune di Casteggio avere ad aver ottenuto la solidarietà e la vicinanza del Lions Club? È importantissima, in quanto forse noi da soli non saremmo riusciti a poter acquisire questo mezzo. Grazie al contributo dei Lions Club Casteggio Oltrepò siamo riusciti ad avere questo mezzo che l'associazione anziani tanto sperava, in quanto noi poi in comodato d'uso lo diamo all'associazione per poter fare il trasporto per i disabili e le persone svantaggiate, gli anziani. Di conseguenza lo aspettavano da parecchio tempo, perché già anni addietro avevamo avuto in comodato d'uso da una ditta il mezzo, poi purtroppo per motivi non nostri ma motivi dell'azienda che ce l'aveva dato incomodato, c'erano stati dei problemi, quindi il mezzo si era fermato. Siamo stati un anno senza mezzo, però l'associazione ha continuato a garantirci il servizio tramite dei mezzi personali. Di conseguenza l'arrivo di questo mezzo per noi è una giornata molto importante, quindi non ho parole per ringraziare i Lions ancora una volta che hanno contribuito a far sì che il comune di Casteggio e tutti i cittadini possano usufruire di un servizio fondamentale molto importante, perché riguarda anche persone disabili che giornalmente necessitano di un trasporto e che quindi facciamo magari con dei mezzi nostri, col piano di zona per un determinato periodo, però quando finiscono i fondi abbiamo un'estrema necessità di poter avere qualcuno che ci garantisca questo trasporto. Come nasce questo tipo di collaborazione? Noi siamo un'associazione internazionale che dotata, come si può dire, composta da diverse persone che mettono a disposizione il loro talento e il loro carisma per collaborare con le istituzioni nell'ottica non di fare beneficenza ma di così incidere nel sociale nell'interesse del bene comune, ecco, esclusivamente per questo. Oggi festeggiamo il nostro Lions Day e in questa ricorrenza abbiamo ufficializzato la consegna di una macchina acquistata con il nostro contributo, che sarà poi, diciamo, data in utilizzo all'Associazione Volontari Anziani di Casteggio, che sostanzialmente porterà le persone che necessitano alle varie strutture, diciamo, sanitarie per quel che riguarda i day hospital ed anche, non so, le visite ai parenti, i ricoveri, insomma, ecco, quindi sempre nell'ottica di, come si può dire, dare un aiuto al sociale, ecco, in questo senso. Nel nostro futuro abbiamo anche, come si può dire, il programma di poter collaborare con le istituzioni per poter, diciamo, in quanto noi siamo persone che abbiamo, come si può dire, delle doti, diciamo, delle capacità, delle competenze che possono poi essere messe al servizio di tutti sostanzialmente, ecco, naturalmente nell'ottica più disinteressata, e noi siamo un'associazione che dona il 100% di quanto ricavato. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.